In questo video faremo un confronto tra i fondamentali di Alibaba e Amazon e vi farò vedere come Alibaba sia un'azienda migliore di Amazon. Quindi, se state pensando di investire in una di queste due aziende o in entrambe, non perdetevi questo video. Ciao, io sono Davide e se ti piace la finanza personale, gli investimenti e il value investing, non perderti l'iscrizione a questo canale se ancora non l'hai fatta, perché ogni settimana arriveranno nuovi contenuti e ti consiglio anche di attivare la campanella per non perderteli. Allora, iniziamo subito confrontando quelli che sono gli indici di redditività delle due aziende e come potete vedere, Alibaba straccia completamente Amazon da questo punto di vista. Questo vuol dire che gli investimenti fatti da Alibaba producono ritorni molto più alti rispetto a quelli di Amazon. E se voi siete un investitore, questa è una delle cose principali che dovreste andare a guardare quando scegliete un'azienda, ossia che gli indici di redditività siano molto alti e soprattutto che lo siano mediamente nel lungo termine. Quindi non c'è competizione, qua assolutamente il punto va a favore di Alibaba. La seconda cosa che andiamo a guardare, che è un'altra cosa molto importante per capire se l'azienda ha un vantaggio competitivo sul mercato, sono le marginalità delle aziende. E come potete vedere, anche in questo caso Alibaba presenta dei margini molto più alti rispetto a quelli di Amazon. Quindi anche se Amazon ha un fatturato molto più alto rispetto a quello di Alibaba, in proporzione quello che gli resta in tasca poi è di gran lunga inferiore. E non so voi, ma io guardo quello che mi resta in tasca alla fine, non quanto fatturo. Quindi anche in questo caso Alibaba vince su Amazon e si becca un altro punto a favore. Il terzo punto che andiamo a guardare è la situazione di bilancio. E anche in questo caso Alibaba presenta un bilancio migliore. Per carità, non che quello di Amazon sia malaccio, anzi è un ottimo bilancio, ma quello di Alibaba è veramente eccezionale. In pratica Alibaba ha finanziato tutta la sua straordinaria crescita ricorrendo esclusivamente quasi al capitale proprio. E questa è un'ottima notizia perché vuol dire che l'azienda riesce a guadagnare tanti soldi, a intascare i soldi e quindi a reinvestirli. Quindi 3 a 0 per Alibaba. Il prossimo punto di confronto è la crescita. E anche qua Alibaba vince perché se andiamo a vedere la crescita che ha avuto negli ultimi 10 anni mediamente, quella di Alibaba è di gran lunga superiore rispetto a quella di Amazon, sia per quanto riguarda fatturato, sia per quanto riguarda gli utili per azione, sia per quanto riguarda il free cash flow. Quindi ancora un punto a favore ad Alibaba e siamo ormai al 4-0. E il bello è che, a mio avviso, anche per i prossimi, almeno per i prossimi 5 anni, Alibaba batterà ancora Amazon sulla crescita per due motivi principali, secondo me. Innanzitutto, Alibaba è ancora in una fase embrionale della sua vita rispetto a quella di Amazon, quindi vuol dire che ha molto più margine di crescita rispetto ad Amazon e questo lo vedremo almeno anche per i prossimi 5 anni, se non di più anche. Il secondo motivo è dato dai mercati in cui operano. Mentre Amazon ha il dominio quasi assoluto nei mercati occidentali, che comunque sono dei mercati alla fine un po' stagnanti, Amazon ha il dominio indiscusso ovviamente in Cina, che è un mercato in grande crescita e dove anche il ceto medio e i consumi stanno aumentando a doppia cifra anno dopo anno, ma soprattutto perché sta dominando anche nel mercato del sud-est asiatico, che sono dei mercati in grande espansione e dove anche là il ceto medio è in ascesa totale, quindi sono dei mercati che stanno vedendo un grosso tasso di crescita e che di conseguenza traineranno le vendite anche di Alibaba. Se vogliamo guardare anche le valutazioni a livello di multipli, allora qua arriva la manita, ossia 5-0 per Alibaba, perché anche a livello di multipli quelli di Alibaba sono molto più bassi rispetto a quelli di Amazon. E qua arriviamo al disclaimer del video, però, perché non stiamo
valutando quale sia l'investimento migliore, se Amazon o Alibaba, ma quale sia l'azienda migliore a livello di fondamentali. Perché se i multipli di Alibaba sono così bassi, ovviamente ci sarà un motivo. Perché con i fondamentali che ha Alibaba dovrebbe essere un'azienda con un PE, ad esempio, di 80, almeno, non di 20. Perché, come probabilmente sapete, questi multipli così bassi sono il frutto delle tensioni geopolitiche, del pericolo governo cinese. Quindi non dovete fermarvi ovviamente ai fondamentali, ma capire anche quali potrebbero essere i rischi di investire in Alibaba e quali sono le probabilità che tali rischi possano verificarsi. Anche perché secondo me non si può dire non investo in Alibaba perché c'è il rischio delisting, c'è il rischio che le strutture VA vengano mandate all'aria, c'è il rischio che Alibaba venga nazionalizzata oppure che il governo cinese impedisca ad Alibaba di crescere troppo. Bisogna secondo me capire anche qual è la probabilità che ciò accada, qual è la convenienza del governo nel fare determinate scelte. Perché non pensate che a capo del governo cinese ci siano dei completi idioti. Ricordatevi che ogni decisione che il governo cinese prende lo fa in seguito a un'attenta analisi tra costi e benefici. Cioè, non sono diventati la seconda potenza mondiale prendendo decisioni attraverso il sasso carta forbice. Come sapete, io ho Alibaba in portafoglio ed è anche la mia prima posizione. Perché, come ho già detto in altri video, non credo che la Cina voglia uccidere, voglia ammazzare la sua gallina dalle uova d'oro, perché Alibaba è oggettivamente troppo importante per la Cina e secondo me il governo farà di tutto affinché la Alibaba possa contribuire sempre di più allo sviluppo economico del paese, alla creazione di posti di lavoro, al pagamento di miliardi di dollari in tasse e soprattutto al dominio al di fuori dei confini cinesi, in modo da dare alla Cina un peso sempre maggiore a livello mondiale. Però voi potreste essere completamente in disaccordo con me e ci sta tutto, perché non tutti valutiamo il rischio allo stesso modo e non tutti abbiamo la stessa opinione del governo cinese. Quindi fatemi sapere nei commenti quello che sono le vostre considerazioni sul rischio di investire in Alibaba e fatemi sapere se ce l'avete in portafoglio, se avete intenzione di acquistarla o avete intenzione di acquistare Amazon. Un bel like al video se vi è piaciuto e con questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide!